круто in cui si vede solo Don Milani, ma sono in qualche modo già queste fotografie in cui lui appare da solo un tradimento del suo pensiero. Don Milani, giunto alla fine della sua vita, dirà, chiedendo quasi scusa a Dio, io ho amato di più questi bambini di quanto ho amato te. E la presenza dei bambini intorno a lui definisce la simbiosi del suo rapporto con i bambini, con gli adolescenti. Don Milani diceva, usando un'espressione che può avere la brutalità, che ha spesso lo squisito linguaggio toscano, diceva un uomo da solo e in particolare un prete da solo non ha senso. È come farsi una sega. Usava proprio questa espressione. Il vederlo invece con i suoi ragazzi ci dà l'idea proprio di questa unità profonda. Don Milani non si è mai vissuto, prima ancora di salire a Barbiana in castigo o in esilio, non si è mai vissuto senza i suoi ragazzi. Noi lo dobbiamo vedere e pensare: questo è il senso profondo della foto che ho messo in copertina, lo dobbiamo vedere e pensare accanto ai suoi ragazzi. E una seconda considerazione vorrei farla sulla scritta che è presa proprio dalla lettera ai giudici, che di fatto è la sua ultima opera scritta, perché ha già, ha già finito lettera di una professoressa, deve solo darlo alle stampe, ha già scritto l'obbedienza non è una virtù, le esperienze pastorali, la gran parte delle lettere che compongono il suo epistolario. Devo dirvi che noi oggi siamo aiutati, se vogliamo entrare non tanto e non solo dentro la sua visione pedagogica, che è di pedagogia profonda, come se eh, lui non lo ha mai citato il Platone di La paideia è politeia, perché spesso fu accusato di fare politica. In realtà faceva educazione nel senso più letterale più profondo della parola. Da questo punto di vista è veramente un grande educatore. La lettera ai giudici è il suo ultimo scritto, non la leggeremo integralmente, nella versione che vi ho dato sono 16 pagine, ma è un po' la sintesi di tutto il suo pensiero e soprattutto è la sintesi di tutto il suo agire. E nella lettera ai giudici c'è questa... Frase bellissima, secondo me, che è una delle definizioni più belle che io ho letto di scuola. Dice Don Milani nella lettera: la scuola siede tra passato e futuro, e deve averli presenti entrambi. E faccio una cosa: magari Don Milani mi avrebbe sgridato, correggo il verbo che c'è tra parentesi. E vi invito a leggere questa frase così, la scuola siede fra passato e futuro e deve renderli presenti entrambi. Perché questo è il compito della scuola: rendere presente il passato attraverso la memoria. E vi ricordo la differenza che c'è tra ricordo e memoria. Ricordo ci porta dal presente al passato, generando in noi spesso malinconie, nostalgie. La memoria porta il passato nel presente e diventa attività attiva, costruttiva, costruttiva appunto di futuro, in qualche modo anticipazione del futuro. La memoria prende il passato e lo proietta letteralmente nel futuro. Ecco perché ho trovato il verbo avere debole. La scuola non deve solo avere presente il passato e il futuro, deve rendere presente il passato e il futuro. Lo rende presente il passato attraverso l'opera della memoria, che, vi sottolineo, è anche opera di moralità, perché avere memoria vuol dire avere una moralità fondamentale capire questo, chi è senza memoria e dobbiamo pensare a quanto oggi, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, anche attraverso quell'intelligenza artificiale di cui in questi mesi si parla moltissimo, noi distruggiamo la memoria e quindi diventiamo amorali. Si capisce bene, già l'ho citato in altre occasioni, questo rapporto tra memoria e moralità, in un film della Fontrotta, sicuramente il suo film più famoso, più citato, che è Gli anni di Piombo. Gli anni di Piombo racconta la storia di due sorelle, figlie di un pastore protestante, il quale la domenica pomeriggio aveva la consuetudine di far vedere ai suoi ragazzi anche lui era un po' Don Milani, questo personaggio, un filmato. E un pomeriggio fa vedere nella sua parrocchia lui e Bruilard, Notti e Nebbia di Alain René. Notti e Nebbia di Alain René, siamo negli anni 50, è un documentario su Auschwitz, sulla tragedia di Auschwitz. È un documentario che racconta a colori il presente desolato e disertato di Auschwitz e con inserti in bianco e nero documentari, mostra invece ciò che è accaduto a Auschwitz. Ora, una delle due sorelle non sostiene queste immagini, non vuole averne memoria, sta male, quindi esce. La sorella poi la raggiungerà per consolarla. Una delle due sorelle diserta la memoria e diventerà nel film una terrorista, cioè, non avrà la moralità che è compresa dentro la nostra memoria. L'altra, invece, diventerà un'attivista estremamente attiva estremamente presente dentro la storia e la voglia di modificare le vergogne proprie della storia. Ecco, in quel film la Fontrotta riesce a spiegare bene il rapporto tra memoria e moralità. Quindi la memoria ci fa questo regalo di portare. E invece come possiamo rendere presente Futuro nella scuola. Beh, in termini pratici, e io ho sempre pensato questo, che la scuola deve avere due caratteristiche fondamentali. La sperimentazione. Non posso pensare a una scuola che non sia sperimentale, cioè che non esperimenti. E attraverso la sperimentazione, per esempio, costruisca una vera psicologia dell'infanzia che nasce dall'osservazione, dalla comprensione del mondo infantile o del mondo adolescenziale. E non posso pensare a una scuola che non sia progettuale, cioè che non guardi verso il futuro. E allora ci diventa estremamente chiara adesso questa citazione di Don Milani. La scuola siede fra passato e futuro e deve renderli presenti entrambi. Potremmo chiudere qua la nostra serata perché è già pregna di sé. Voglio farvi vedere però una seconda immagine, se possiamo passare alla seconda immagine, che forse pochi di voi hanno visto. Io quando sono stato a Barbiana, ero un ragazzino, avevo 17 anni, ho incontrato anche Don Milani, non c'era ancora questo mosaico. Questa è una vetrata della piccola chiesa di Barbiana ed è una vetrata fatta dai ragazzi di Barbiana. Come sempre tutto quanto avveniva a Barbiana era corale, non c'era niente di individuale. Uno dei difetti che eh, Don Milani attribuisce alla scuola del suo tempo è la individualità. E Barbiana proprio nell'opposizione alla scuola tradizionale, prevalentemente alla scuola pubblica, guardava di malocchio alle scuole private, anche alle scuole cattoliche, è il luogo di una coralità e questo mosaico a cui fu dato un titolo, fu chiamato il santo scolaro. E anche questa espressione, forse un po' scherzosa, ci dice, dice quale importanza dava Don Milani al suo legame con i ragazzi e a come li sacralizzasse in qualche modo nel momento in cui li mette nella vetrata di una chiesa. Manca però nella vetrata che sta di fronte il santo educatore, un san, una santità di cui oggi, come vi dicevo, abbiamo un grandissimo bisogno. E allora bisogna che in questa serata noi ci immaginiamo che di fronte a questo mosaico ci sia un secondo mosaico che rappresenti l'educatore, il santo educatore, senza dare al termine santo una definizione canonica ovviamente. Una terza immagine prima di entrare nella biografia di Don Milani che ci permette poi di capire bene anche il suo pensiero, questo è il Don Milani diciassettenne con questo sguardo bellissimo che guarda verso sinistra, guarda un orizzonte che è sopra l'orizzonte, in qualche modo un orizzonte celeste, in questo momento sta finendo, ma lo vediamo adesso, il liceo e si sta prestando a entrare nella vita. Ecco, prima di eh, far biografia, perché il dato biografico per Don Milani è importante. E mi dicevo che noi oggi abbiamo la possibilità di conoscerlo bene perché i Meridiani, parlo dei Meridiani Mondadori, che è la collana che in qualche modo ha consacrato gli, gli intellettuali italiani, una specie di Pleiade italiana intanto per intenderci, nei Meridiani sono usciti due volumi di Don Milani. Il primo volume raccoglie tutti i suoi scritti e il secondo volume raccoglie tutte le sue lettere, comprese le lettere alla mamma, che sono tantissime e che hanno una grande importanza per capire l'intimità di questo personaggio che apparentemente sembrava schivo, almeno a me è sembrato lontano dal punto di vista di un avvicinamento, di un avvicinamento intimo. E abbiamo, uscito da poco, il bel libro di Eraldo Affinati, L'uomo del futuro, dove Affinati visita i luoghi della vita di Don Milani e in ciascuno di questi luoghi rievoca alcuni aneddoti della sua vita, ma cerca di entrare con più profondità anche nei segreti della sua fede, del suo pensare, del suo agire. Ma intervalla il capitolo dedicato a Castiglioncello, per esempio, che era il luogo dove Don Milani passava le vacanze, avevano una bellissima villa in Milani a Castiglioncello. Alterna questi capitoli a eh, racconti di esperienze pedagogiche in tutto il mondo, esperienze pedagogiche che magari non hanno diretta conoscenza di Don Milani ma che l'autore vede in parallelo all'esperienza di Barbiana. E devo dirvi che i due volumi dei meridiani da una parte e questo volume di Affinati, insieme, ci avvicinano molto a questo personaggio. Adesso si fa un gran parlare, questo è il centenario della nascita. Di Don Milani, si fa un gran parlare di Don Milani sono in programmazione parecchi libri, uno uscirà settimana prossima dai naudi eh, parecchi libri intorno a lui, ma credo che queste, queste opere che vi ho citato eh, siano fondamentali per entrare dentro il personaggio, rendano quasi inutili altre, altre letture o altri approfondimenti. Prima di entrare nella bio Biografia, voglio leggervi una lettera che lui scrive. Se ricordo bene, negli anni 60, forse nel 1960, sì, è una lettera del 28 settembre del 1960. Ve la leggo perché dà un po' anche gli humor di, di Don Milani, ma anche perché in questa lettera mi sono riconosciuto più volte. Mi sono riconosciuto ogni volta che la mia passione educativa è franata o non ha avuto il suo compimento, non ha avuto il lieto fine che ovviamente desideravo. Scrive questa lettera a una sua benefattrice, lui non avrebbe accettato questo, lui che era così rigoroso nella definizione delle parole, questo termine non l'avrebbe accettato che si chiama Elena Pirelli Brambilla, sorella del Pirelli che tutti conosciamo, e moglie di questo Brambilla che era l'amministratore delegato della Pirelli in quegli anni. E quella che inviterà, eh, forse lo vedremo questo episodio in un filmato, inviterà Don Milani e i suoi ragazzi a Milano, la prima volta, la prima visita a Milano. Scrive in questo 28 settembre, fino a un mese fa, scrive Don Milani, ero convinto di essere un grande educatore di ragazzi difficili. O meglio, pensavo che l'ambiente di Barbiana fosse di per sé stesso il più grande educatore di ragazzi difficili. Guardate come precisa, non io. prima parte dicendo io pensavo di essere un grande educatore. Poi dice, no, era Barbiana che era. Un grande educatore. Quest'estate, per esempio, mi è capitato molte volte questa esperienza. Tre famiglie cittadine mi avevano appioppato, ognuna un ragazzo difficile. Nel giro di un'ora a Barbiana, io dovrei sostituire nel giro di un giorno al mare, sono diventati tutti ragazzi facili e si sono conservati così tutta l'estate quassù. Ogni giorno più cari, più sereni, più studiosi, più obbedienti, meno nervosi, eccetera, eccetera. Appena tornati a casa, nel giro di un'ora erano quelli di prima. Ecco, io, per quanto riguarda la mia esperienza, dovrei sostituire con: nel giro di qualche giorno, erano quelli di prima. E guardate come chiude con quell'ironia. Tipica toscana, la, come chiude la lettera? Laddove che, usando questo insolito avverbio, per l'anno prossimo, visto questo fallimento, ho deciso di istituire una casa di rieducazione per i genitori, ovvero sia un riformatorio maggiorile. Fatemi dire che questa chiusa è straordinaria ed è un pensiero che mi ha attraversato parecchie volte nel corso della mia vita. Veniamo ai dati eh, biografici che però già ci danno intelligenza. È centenario, abbiamo detto, infatti Don Milani nasce il 27 di maggio, siamo molto vicini, del 1923. Nasce a Firenze, in una via che allora si chiamava Principe Eugenio. Poi questa stupenda palazzina che c'è ancora oggi, eh, papà Milani la vendette dopo gli anni 30, dopo la grande crisi, eccetera. Non so se solo per caso o se c'è stata un'intenzione. Oggi la via dove Don Milani è nato si chiama via Antonio Gramsci. È cambiato il numero civico, era prima Principe Eugenio IX, oggi è... Per chi volesse guardare vederla, via Antonio Gramsci 25. Nasce da Albano Milani, laureato in chimica, ricercatore, poi diventa amministratore di beni. Però perché la famiglia Milani è molto ricca. Non dimenticatelo questo particolare eh? e ha degli, dei precedenti notevoli. Il bisnonno è un filologo di fama internazionale, il nonno è un archeologo importante, la mamma è Alice Weiss, i due si sono conosciuti a Trieste e anche Alice Weiss viene da una famiglia dell'alta borghesia e, dobbiamo dirlo, dell'alta cultura. Pensate, che ragazzina prende lezioni di inglese a Trieste da James Joyce e ha con James Joyce una forte familiarità. Ed è la cugina di quel Edoardo Weiss, che è colui che importa la psicanalisi in Italia. Questo per dirvi qual è il retroterra di Lorenzo Milani, importante. Molto importante. La famiglia poi ha una casa di campagna a Monte sempre siamo sempre in Toscana, con una tenuta si chiama La Gigliola, di 25 poderi che il padre Albano appunto amministra. Una villa al mare a Castiglioncello. Dovete tenere presente molto bene questo ambiente che quella fotografia che vi ho fatto vedere in fondo racconta. Pensate che abitavano in questa grande palazzina e c'era una servitù generosa, cuoco, cameriera, autista, la baglia, istitutrice. da Albano Talbano ed Alice nascono tre figli. Lorenzo, il maggiore, che poi diventerà medico, ma diventerà anche parlamentare, il secondo genito che è il nostro Lorenzo, e la più piccola che nasce tre anni dopo Lorenzo, Elena. Erano seguiti da istitutrici di lingua tedesca e vivevano in questa palazzina che aveva una straordinaria collezione di sculture. Una raffinata raccolta di dischi, addirittura c'era una stanza dedicata alla scherma. Vi do un dettaglio che eh, molti dettagli sono preziosi. Pensate che nel 1923, mi sembrerà il solito, a Firenze circolavano poco più di 15 automobili. Due appartenevano ad Albano e a Alice, cioè due erano della mamma e del papà di Lorenzo. Come vi ho detto, oltre alla villa c'era la tenuta di Gigliola, che avrà uno spazio nella storia di Dombiani, e questa villa al mare, il Ginepro, a Castiglioncello, dove si passavano quattro mesi estivi, i quattro mesi dell'estate. E dove c'erano famiglie importanti? C'erano la famiglia Spadolini, famiglia D'Amico, un grande critico teatrale, famiglie di grande ricchezza come Ginori, ma c'erano anche attrici come Panelli, Bicevalori. Più tardi ci arriverà Mastroianni, una bellissima villa, Sordi. Cioè, si passano quattro mesi d'estate, ci sono delle fotografie di grande felicità, ma, ma anche di grandi stimoli che arrivano da... È difficile pensare che questo ragazzino, intraprendente, apparentemente stroverso, ma con dei momenti di... non dico di chiusura. Di raccoglimento perché vedete in Don Milani la, la decisione che vedremo come si motiva di farsi prete arriverà al termine di una crisi lunghissima che inizia forse proprio nei, nelle ultime estati: che ha passato a Castiglioncello, non c'è una via di Damasco nella conversione di, di Lorenzo. Potremmo all'inizio immaginarcela come una forma di opposizione all'obbedienza. Ovviamente, all'inizio è un'opposizione alla famiglia, all'obbedienza alla famiglia, che, come tutte le famiglie alto-borghesi, ovviamente sognava per questo figlio un futuro prestigiosissimo che continuasse il ricco blasone dei Milani. Nel 30 la famiglia trasloca a Milano, anche qua in un palazzo di fatto che si può ancora vedere. E il padre diventa amministratore di una grande società, è costretto a lavorare perché c'è stata comunque una crisi economica, si vende la villa di Firenze, si tiene invece la, la, i poderi, si tengono invece tutti i poderi di, di campagna. E qui Lorenzo per la prima volta va a scuola, frequenta le elementari, le medie, e poi arriva al Bershe, al liceo classico. Consegue la maturità quasi di malavoglia. Non è un allievo brillantissimo, ma in una finta obbedienza ai genitori riesce a fare il suo percorso scolastico. Lo scontro arriva proprio alla fine del liceo, quando Lorenzo dice chiaramente ai genitori, io all'università non voglio andare, voglio fare il pittore. Pensate che qualche anno fa... Si è fatta a Milano una mostra delle pitture. Non era un gran pittore, va a Brera. Ci sta due anni a Brera. Se mi chiedete qual è il suo quadro più riuscito, un suo autoritratto che è molto vicino alla fotografia che avete visto. Per il resto sono paesaggi. È una pittura un pochino di maniera. Però in quel momento vuol fare un artista. E vi leggo cosa dice la sorella. La sorella scrive qualche anno dopo, quando Lorenzo decide di fare l'artista, si accesero in casa discussioni feroci. Si udivano scenate e grida di mio padre soprattutto, che mai si udirono a casa nostra. Racconto è di Elena, eh? la testimone. Perché a casa nostra non era permesso gridare. I miei genitori volevano assolutamente che Lorenzo facesse l'università, ma Lorenzo superò questa difficoltà solo per la sua forte personalità e per la risolutezza del suo carattere. Perché già, già da ragazzo aveva questo carattere assolutamente forte, ma aveva soprattutto una fortissima autonomia che era già, badate bene, importante, uno stato della sua coscienza. Non si può assoggettare una coscienza. C'è una libertà di coscienza. Un suo amico, dopo la morte di Don Milani, raccontò suo amico di, di adolescenza, il di, suo compagno di liceo Saverio Tutino è un giornalista e uno scrittore di un certo livello. Dice: mi leggo naturalmente queste citazioni, non le so a Lorenzo era uno spirito libero. Io facevo con diligenza il mio dovere, che era poi un dovere verso i genitori, in modo da essere sempre promosso. Lorenzo invece sembrava non avesse da rispondere a nessuno. Se non a se stesso. Ecco, in questo momento, alla fine del liceo, nel momento in cui fa il pittore, c'è uno studio. È anche uno studio ampio, luminosissimo. La famiglia abbiamo detto, era molto benestante. C'è un microfono da chiudere, scusate, ci sono dei momenti in cui possiamo vedere. In, come si compie il passaggio è uno all'estate del 42? Lui è nella, a Gigliola nella loro tenuta in Toscana. C'è una vecchia chiesa consacrata poco più di una cappellina. Lui vuole affrescarla. Eh, preparandosi per, eh, per l'affresco, trova un messale. E scrive a Oreste del Buono, Oreste del Buono è uno scrittore italiano di un certo livello, anche se i più lo conoscono come il fondatore e il direttore di Linus, la prestigiosa rivista di cartoon, di fumetti, scrive così in quei giorni a Oreste del Buono, ho letto la messa, intende il messale. Ma sai che è più interessante dei sei personaggi in cerca d'autore? Strana notazione. Che ha un riferimento perché tra, tra i vari villeggianti di Castiglioncello c'è Pirandello. E invece questo messale gli apre un mondo. Tenete conto? che i milani sono atei, si sono sposati civilmente, si sposano religiosamente nel 1933 ed è anche l'anno in cui battezzano i tre figli, quindi Don Lorenzo ha dieci anni quando viene battezzato. Perché si sposano e si battezzano? Perché Alice è ebrea, si cominciano a intravedere questi rigurgiti antisemiti. E quindi tutti gli amici consigliano alla famiglia Milani di simulare un cattolicesimo. Ma in casa non c'era stata nessun tipo di educazione religiosa, famiglia laica. A Milano nel 41, lui frequenta, sempre per imparare pittura, lo studio di. Di un pittore tedesco si chiama staude che poi vede anche a Firenze sto staude a lo dico così per curiosità a pettegola diciamo così ha una figlia che si chiama Angela che diventerà poi la moglie di tiziano terzani tanto per darvi lui ha una certa gratitudine per questo staude che spiega al giovane Lorenzo che bisogna badare solo a ciò che è essenziale gli regala queste due, due vie di vita la ricerca dell'essenzialità la ricerca di un'unità gli dice che l'unità deve caratterizzare qualsiasi tipo di lavoro Infine, gli ricorda ogni volta che si vedono la sacralità della vita. Perché questo strano personaggio, che è stato un pittore anche di una certa qualità, aveva questa apertura verso l'assoluto che lo caratterizzava fortemente. Potrei dirvi che da, dalle conoscenze che abbiamo. È il primo educatore, il primo maestro che Don Milani incontra. Il primo maestro di vita. E c'è un divertente colloquio. Quando Lorenzo è già seminarista, questo avviene nel 43, la conversione di Don Milani, quindi lui è ventenne, va a trovare il suo vecchio maestro. Qual è la racconto così: sgrana letteralmente gli occhi. Ma che ci fai con questa tonaca? E Don Milani risponde: Ho deciso di farmi prete ed è tutta colpa tua, caro Joachim. L'altro gli ribatte, immaginate, è una, quasi una sequenza teatrale, colpa mia! E adesso vi leggo la risposta che dà Don Milani. Sì, perché tu mi hai parlato della necessità di cercare sempre l'essenziale, di mettere tra parentesi i dettagli, di semplificare, di vedere le cose come un'unità dove ogni parte dipende dall'altra. Guardate, che questa, questo insegnamento è quasi un'anticipazione di quello che poi negli anni '60 diventerà lo strutturalismo che ci invita a considerare un testo una tribù di rom un corpo come un'unità dove ogni parte è funzionale al tutto e don milani continua gli dice non pensavi non avrei mica pensato che cercavo questa unità nei colori ho voluto cercarli tra la mia vita e le persone del mondo, per questo ho preso un'altra strada. Quindi nella primavera del 43 chiude lo studio, torna definitivamente a Firenze e decide di andare a parlare di quello che gli sta succedendo, di questa insolita inquietudine che ha dentro. Con un prete, con un sacerdote che in quel momento a Firenze è una specie di padre spirituale della città. Si chiama Don Raffaele Bensi. Era, era molto amato dai, dai giovani della città ed è stata una figura centrale del cattolicesimo fiorentino, che era in quegli anni un cattolicesimo particolare, unico anche di opposizione. Pensate che il luogo dove si radunavano, e c'era la pira, il sindaco di Firenze, c'era David Maria Turoldo, c'era Balducci, c'era Enzo Mazzi, non Antonio Mazzi, quello di Exodus, eh? Enzo Mazzi è quello dell'isolotto, del quartiere di Firenze che si mette in netta opposizione, rischia la scomunica addirittura. Questo dommazzi si ritrovavano in questo chiostro, che era chiamato il chiostro dei folli di Dio. E la pira in una lettera scrive: Qui sta nascendo la nuova Gerusalemme, cioè l'anticipo del, l'abbiamo letta l'Apocalisse insieme, no? L'anticipo dei tempi nuovi. Ecco il padre spirituale di questo piccolo ma preziosissimo mondo, estremamente polemico verso la Chiesa ufficiale, che viveva come l'imago di Giuda, cioè del tradimento rispetto al Vangelo. Questo personaggio, questo padre spirituale, è Raffaele Bensi. Ecco, la testimonianza commossa, capite che eh, la voce gli si il racconto gli si interrompe per l'emozione che, che sta provando. Credo che questa sia una testimonianza assolutamente preziosa eh, di Don Benz, che ci dà ragione, bello quando dice, eh, io gli parlavo di, di Cristo, lui non ne sapeva niente, ma si incaponisce subito, vuole mangiarlo. No? E Don Bessi dice fino a farne indigestione. Così il 3 giugno del 1943, la data ufficiale, la conversione si perfeziona e eh, Don Milani entra in, in seminario dove ci starà quattro anni. Lui scrive così alla mamma. Ho passato vent'anni nelle tenebre dell'errore, così li definisce, è già sacerdote quando è già sacerdote. Entra in seminario il 9 novembre del 43, in piena bufera, Firenze bombardata, c'è la guerra, è terribile quello che avviene sulle due rive dell'Arno. Pensate che la mamma scoppia a piangere quando gli dice che vuole farsi prete. Ha una, una scena di, di disperazione inconsolabile. C'è un aneddoto che vi racconto, così, in una biografia di Don Milani scritta, scritta da Nera Fallaci, cioè la sorella di... Della più famosa Oriana Fallaci, e lei riferisce che la baglia che aveva allattato Lorenzo, sta carola si chiamava. Un giorno dice alla mamma di, di Don Milani: sai che anche mio figlio si è fatto frate, e la madre, con un certo sprasprezzo, risponde: Latte, pessimo. E così eh, la Fallaci racconta questo, questo aneddoto. Don Milani viene mandato a San Donato di Calenzano, siamo a pochissimi chilometri da, da Firenze, è un paesotto tra Firenze e Prato, dove starà dal 1947 al 1954. Il suo soggiorno, ma ne parliamo più avanti. A Calenzano è testimoniato dal primo libro che Don Milani scrive, ma lo scriverà a Barbiana, o almeno lo definirà a Barbiana, che è Esperienze Pastorali. Un libro molto importante per capire lo spirito di Don Milani. Subito apre una scuola popolare. Don Milani capisce che non basterebbe una rivoluzione. Non basterebbero gli scioperi, lui si lega subito con i sindacati, si trova subito familiare con i poveri, innanzitutto con i poveri. Perché Don Milani lascia tutto quello che ha la sorella Elena e sceglie la povertà, ma sceglie soprattutto il riscatto dalla povertà per i ragazzi che conosce. A San Donato di Carenza e apre la scuola popolare perché crede al carattere rivoluzionario della parola. Pochissimi personaggi del Novecento hanno valorizzato la parola, ne hanno avvertito la potenza, ne hanno avvertito la capacità eversiva. parola tagliente come una spada per usare un'espressione evangelica ecco don Milani la avverte ma vede nella parola il riscatto dei più poveri il riscatto degli umili che sono tenuti in minorità proprio perché sono tenuti nell'ignoranza quindi la scuola diventa per lui il momento chiave di qualsiasi nuova possibilità. Questo chiaramente lo lega ai comunisti e gli costa pesanti accuse di comunismo. A Firenze c'è un cardinale dalla costa che è abbastanza avanti. Ma è il suo vice che poi diventerà il cardinale che ostacolerà sempre Don Milani, Florit, e non solo Don Milani, ma Balducci, la Pira stesso, che si ritira nel convento di San Marco, beato lui. C'è una lettera che lui scrive nel 48 a uno dei ragazzi di San Donato di Carenzano. Vi ho detto l'importanza delle lettere di Don Milano. Ve la leggo. Dice a Pipetta, si chiama questo ragazzo, comunista, capopopolo. Ma il giorno che avremo... Ascoltate attentamente, però, è importante. Ma il giorno che avremo sfondata insieme la cancellata di qualche parco. Installata insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco. Ricordatene, pipetta, non ti fidare di me. Quel giorno io ti tradirò. Quel giorno io non resterò là con te. Io tornerò nella tua casuccia piovosa e puzzolente a pregare per te davanti al mio Signore crocifisso. Quando tu non avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta. Quel giorno io ti tradirò. Quel giorno finalmente potrò cantare l'unico grido di vittoria degno di un sacerdote di Cristo. Beati i, puntini puntini, fame e sete. Questa è la lettera Pipetta che se avessero letto nella curia fiorentina... Non avrebbero certo condannato Don Milani, non lo avrebbero allontanato da quella parrocchia perché è morto il parroco, lui avrebbe dovuto diventare parroco di questo paesotto. Ma invece, come vedremo, verrà... E lasciatemi dire, io non, non credo che se la curia avesse conosciuto qualcosa... Non il Don Milani più profondo, più segreto, ma qualcosa. E c'è un'altra lettera che io devo leggervi. Scusatemi se ci sono parecchie citazioni, ma le ho scelte con molta cura. È una lettera che scrive un regista francese, Maurice Cloche. Gliela scrive il 15 di febbraio del 1952, è ancora San Donato. che senso ha questa lettera? Lui ha visto un film di questo Maurice Cloch che raccontava la vita di Vincenzo De Paoli e gli scrive una lettera invitandolo a fare un film su Gesù di Nazareth. Addirittura il regista, colpito, gli chiederà di, far, di fare la sceneggiatura. Don Milani poi non accetterà anche se poi sua Barbiana coi suoi come chiamarli, ragazzi, ecco, questo è il termine corretto, coi suoi ragazzi scriverà addirittura una vita di Gesù insieme a loro sempre coralmente. Attenti a cosa scrive il regista. Per commentare il Vangelo non c'è poesia più alta che la scrupolosa ricerca scientifica. Guardate, che negli anni '50 la Bibbia è quasi proibita ai fedeli: la prima traduzione della Bibbia avviene grossomodo in quegli anni, ce n'erano state alcune, ma erano interne al clero, non c'era una diffusione della Bibbia. Prima Bibbia che si diffonde è quella tradotta da San Gerolamo, dalla, dalla Vulgata, da padre Ricciotti, autore anche di Una vita di Gesù. Ma non c'è una conoscenza e non c'è soprattutto una conoscenza scientifica dei Vangeli. C'era nel mondo protestante, Bultmann, Kuhlmann, grandissimi esegeti, ma nel mondo cattolico c'era un biblista, Monsignor Olgiati, che insegnava la cattolica, ma povera cosa. Anche qui Don Milani anticipa, ma state attenti alla coniugazione tra poesia e scienza. Per commentare il Vangelo, non, rileggo, non c'è poesia più alta che la scrupolosa ricerca scientifica del vero significato di ogni parola e atto del Signore. Poi dice una cosa che io trovo bellissima. La scienza in altri casi così fredda è qui calore di vita cioè nel momento in cui applico la scienza al Vangelo cioè faccio una lettura scientifica la scienza da fredda diventa vita la sola capace di rianimare attenti bene pagine morte scritte in lingue morte vissute in un mondo geograficamente, storicamente e spiritualmente lontano. E più avanti dice, la pazienza pedagogica di Gesù. Gesù non ha dato il suo insegnamento tutto d'un colpo, ha giorno per giorno studiato i suoi ascoltatori, dosato le sue parole sulla loro capacità progressiva di riceverlo. Questa lotta quotidiana contro l'indifferenza, il dubbio, l'incomprensione, la durezza di cuore e di testa dei suoi ascoltatori è il filo conduttore della sua vita. Don Milani aveva, ma questo veramente anticipa la teologia cattolica, un'attenzione quasi maniacale alla parola di Dio. Pensate che quando era in seminario, e c'erano le lezioni sulla Bibbia, lui aveva davanti un'edizione critica che probabilmente non conosceva nemmeno i suoi insegnanti, e un famoso lexicon greco, di un autore che si chiama Zorel, erano i libri che teneva sul banco. Durante le lezioni di Sacra Scrittura ed erano quei libri già il segno della contestazione verso un insegnamento che lui considerava del tutto approssimativo. Quando arriva Barbiana, ai suoi ragazzi che negli anni crescono, ci sta dal 54 al 67, 13 anni, come regalo di nozze, pensate cosa regalava, non un Vangelo, ma la sinossi dei Vangeli dove i si sinotti c'erano letti su tre colonne del famoso padre Lagrange. In esperienze pastorali, stavo a cito adesso, aveva scritto, è tanto difficile che uno cerchi Dio se non ha sete di conoscere. Quando con la scuola, anche qui state attenti, avremo risvegliato nei nostri giovani operai e contadini. Quella sete, cioè la sete di conoscere, sopra ogni altra sete e passione umana, per portarli poi a porsi il problema religioso, sarà un giochetto. Ma non è l'insegnamento religioso la prima cosa. Prima bisogna creare la conoscenza, la sete di conoscenza, l'amore della conoscenza. Quando scriverà quella vita di Gesù a Barbiana, se la si legge attentamente, la scopriamo vicinissima al Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Vicinissima. Ma siamo cinque anni prima che Pasolini, anzi sette anni prima che Pasolini concepisca alla cittadella d'Assisi il suo Vangelo secondo Matteo. La condanna è inevitabile, la curia fiorentina non ne può più. Ma guardate bene, non è solo la curia fiorentina, sono, a parte i suoi amici di seminario, che sono sei o sette, si erano messi in comunione con lui. Ma gli altri preti lo avversavano fortemente, lo ritenevano estremamente politicizzato. Il castigo arriva e stupisce gli amici, i conoscenti tutti gli abitanti di San Donato che ormai amavano quel prete fratello la condanna arriva e poi adesso vediamo le immagini fra poco e Don Lorenzo parte per Barbiana non sa nemmeno dov'è e eh. Il suo amico gli dice guarda che non c'è sulla cartina, è nel Mugello, è una collina del Mugello, quasi 500 metri di altezza. Non c'è strada negli ultimi due chilometri, la faranno poi i suoi ragazzi, lui con i suoi ragazzi, ultimo tratto di strada. Non c'è acqua, non c'è luce elettrica, ci sono sparse... Sulla collina 60 abitanti. Cioè è un vero e proprio esilio, una vera e propria condanna. Ci arriva questo martedì, piove, fa freddo, e lui, ha... il giorno dopo, scrive alla mamma: Non c'è motivo di considerarmi tarpato se sono quassù. La grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt'altre cose. Vediamo una serie di immagini su... Ecco, il filmato è imperfetto, però poi lo, lo avete in rete, potete guardarlo. È un filmato breve, è un montaggio che ho fatto di, di diversi spezzoni che vi permette di vedere le ultime parole che avete sentito sono contenute nel brevissimo testamento che Don Milani ha scritto poco prima di morire. Salito a Barbiana, la prima cosa che fa è la scuola. E noi scuola vuol dire poi il testo che nasce però negli anni 60, non subito, che è lettera a una professoressa, che noi stasera non affrontiamo, che è il suo testo più conosciuto, è un testo che non si limita a criticare ed era anche gioco facile la scuola pubblica, che era in quel momento una scuola di classe, che educava solo i Pierini, cioè i figli di papà, e che invece espelleva e marginava i più poveri, i figli dei contadini, i figli degli operai. Sulla lettera professoressa vi faccio sentire subito una insolita testimonianza. Vediamola. è importante l'immagine è importante le eh. parole ecco vi ho detto questa è una testimonianza bellissima pensate due cose in particolare che Pasolini dice un libro che genera vitalità che, che genera dentro di te la spinta alla vita, la voglia di vivere di gridarla la voglia di vivere e poi dice è il libro che contiene anche il segreto della poesia all'inizio può essere rabbia può essere quasi vendetta ma che poi purificata diventa amore è esattamente il cuore della lettera a una professoressa come sempre Pasolini è un critico guardate che non era un amico di don Milani lo criticò anche e anche su lettera la professoressa ebbe delle obiezioni questa testimonianza è veramente incarnazione del, di Pasolini dentro il libro che ha letto e che ha generato in lui un'ammirazione forse anche un pizzico di invidia che avete sentito e ascoltato ma prima di scrivere eh, Letta una professoressa, ne deve passare del tempo e Don Milani, nei primi anni, fa subito scuola, eh? all'inizio ha sei ragazzini che dovrebbero fare le medie. C'era una a Barbiana, c'era una pluriclasse, sette-otto alunni, dalla prima alla quinta e nulla più. Le medie non si facevano. Quindi lui raccoglie all'inizio questi sei ragazzini vincendo anche l'ostilità di alcuni genitori una volta si mette sotto la pioggia davanti a una casa fin quando la mamma non ne può più e gli dice va bene domani mattina ti mando il bambino quindi è subito scuola è una scuola che si irradia un po' di valle in valle a Barbiana cominciano ad arrivare personaggi importanti, non solo la stampa, giornalisti, eccetera, ma intellettuali, scrittori, politici, che i ragazzi interrogano, incalzano, criticano. Ci arriva per esempio Pietro Ingrao che viene quasi stroncato dai ragazzini, anche se poi a sera... Se ne va entusiasta del, dell'esperienza che ha vissuto. Ma nei primi due anni, Don Milani è impegnato a scrivere esperienze pastorali, cioè a fare la sintesi dei suoi anni a San Donato di Calenzano. Fai vedere la copertina del libro Esperienze pastorali. Eccola, questa è un'edizione originale degli anni '50. Accanto trovate questa bellissima frase, a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? È un po' la parabola dei talenti, una rilettura della parabola evangelica dei talenti, ma anche una critica pungente, che mi serve dire io ho le mani pulite se poi queste mani non le porgi? Non le trasformi in dono, non le apri in accoglienza, e soprattutto in accoglienza dell'ultimo. Esperienze pastorali, vi do soltanto la, la morfologia, diciamo, del libro. È un libro generoso, 477 pagine, eh? diviso in due parti. Sembra un libro banale, una, la cronistoria di un parroco, di un vice parroco. Nella prima parte analizza in quattro capitoli il popolo di San Donato, la fede di questo ingenua rifugio di questi poverelli. Racconta la ricreazione: dice, non può essere la ricreazione. Una pastorale, come pensano i nostri parroci per avvicinare i fedeli alla Chiesa. Sono cose che fa anche il Partito Comunista. Analizza l'indirizzo politico dei parrocchiani, in un'elezione inviterà di votare anche lui, inviterà di votare alla DC perché gli sembra che possa esprimere. E possa ascoltare più di quanto faccia il presupposto ideologico del Partito Comunista. La seconda volta non, non indica più la DC. E forse è il momento in cui gli costa, in cui viene decapitato. Nella seconda parte del libro descrive le condizioni sociali ed economiche del popolo di San Donato. Ne indica l'esodo, le fughe dalla campagna verso la città, la ricerca affannata del lavoro. E, come dice il titolo, il racconto di una pastorale falsa, che è la pastorale che fanno generalmente i parroci, e il racconto di come dovrebbe essere una pastorale. Ma è insieme a un libro di sociologia, è un libro che definisce L'infamia della povertà. Povertà non è un destino, è una colpa, originata da chi sta sopra, da chi opprime, da chi schiaccia. Guardate come conclude il libro. Lo conclude. Con un colpo di fantascienza, immaginando che la chiesa sia morta, dall'oltretomba scrive una lettera ai missionari cinesi. Pensate voi, mi dai il testo? C'è una diapositiva che ha il testo dei, della chiusa del, eccola qua. Possiamo leggerla assieme. Cari e venerati fratelli, Vedete il titolo, Lettera dall'Oltre riservata e segretissima ai missionari cinesi, ma la dovete leggere come un testo di fantascienza. Si immagina che la Chiesa sia scomparsa, defunta. Allora chiede aiuto, dice, venite voi, fate voi missionari. Voi certo non vi saprete capacitare come prima di cadere, noi non abbiamo messo la scura alla radice dell'ingiustizia sociale. Siamo morti e non siamo riusciti a eliminare l'ingiustizia sociale. Che era là nel testo, nel Vangelo. È stato l'amore dell'ordine che ci ha accecato. Sulla soglia del disordine estremo mandiamo a voi quest'ultima nostra debole scusa, supplicandovi di credere nella nostra inverosimile buona fede. Ma se non avete come noi provato a succhiare con latte errori secolari non ci potrete capire. Non abbiamo odiato i poveri come la storia dirà di noi, abbiamo solo dormito. E nel dormiveglia che abbiamo fornicato col liberalismo di De Gasperi, coi congressi eucaristici di Franco, Spagna, dittatura spagnola. Ci pareva che la loro prudenza ci potesse salvare. Vedete dunque che ci è mancata la piena avvertenza e la deliberata volontà? Quando ci siamo svegliati era troppo tardi, i poveri erano già partiti senza di noi. In vano avremmo bussato alla porta della sala del convito insegnando ai piccoli catecumeni bianchi la storia del lontano 2000, non parlate loro dunque del nostro martirio, dite loro solo che siamo morti e che ne ringraziamo Dio. Troppe strane cause con quella del Cristo abbiamo mescolato. Essere uccisi dai poveri non è un glorioso martirio, sarà il Cristo. A rimediare alla nostra inettitudine. È lui che ha posto nel cuore dei poveri la sete della giustizia. Lui dunque dovranno ben ritrovare insieme con lei quando avranno distrutto i suoi templi, sbugiardato i suoi assonnati sacerdoti. A voi, missionari cinesi, figlioli dei martiri, il nostro augurio affettuoso, un povero sacerdote bianco della fine del secondo millennio. Strepitosa lettera, ma capite bene che una lettera simile non poteva passare nell'oscurità, doveva diventare per forza. E non, non c'era. Infatti, il libro resta negli, nelle librerie otto mesi, anche se è un tempo sufficiente, ne vengono stampate quasi centomila copie suscitano da una parte entusiasmi, dall'altra polemiche feroci, ma anche infamanti, finché il 18 dicembre del 58 il Sant'Uffizio provvede a farlo ritirare dal commercio, non lo mette all'indice, c'è chi si oppone, chi lo vuole all'indice, lo fa ritirare dal commercio, viene giudicato un libro inopportuno, Chiediamoci, per chiudere questa parte, quali sono i concetti centrali dell'opera di Don Milani. Beh, abbiamo visto il primo, la centralità della parola. Senza la parola, e la conquista della parola, il possesso della parola. Ogni azione diventa come inefficace, insterilita parola lo scrive spesso con la, parola, con la P maiuscola. È la parola che nomina le cose, gli oggetti, gli animali, i sentimenti, ma è anche la parola che si fa carne. Non c'è mai, non Milani, l'abbiamo visto nella lettera al regista, una scissione. Primo, lascia mai dimenticare questo. Non è l'unico che penso a Di Mauro, penso a Rodari, parola come gioco. Dominani ha dei limiti, eh. non si giocava a Barbiana, si faceva la ricreazione, si studiava 12 ore, l'unico intervallo era il pranzo a mezzogiorno. E subito dopo mangiato si facevano dei lavori certo magari si scavava la piscina perché poi i montanari potessero fare un bagno eh, vincere la paura atamica del montanaro per l'acqua ma erano 12 ore di scuola 365 giorni all'anno c'era una radicalità su cui si può discutere io per esempio il fatto che don Milani non abbia avvertito la grandezza del gioco, cosa che invece Rodari sa che la parola è centrale, ma con le parole ci gioca anche. È la, sua gran, la grande scoperta di Rodari: è proprio con le parole puoi giocare. Puoi cambiare il mondo, certo, come dice Don Milani, ma puoi giocarci. Secondo grande elemento della sua scuola, dell'esperienza di Barbiano. La cultura come la conquista del sapere, come riscatto e, devo essere sincero perché bisogna mi dire tutto, come prerequisito della rivoluzione. Non è pensabile una rivoluzione se prima non c'è questo riscatto culturale. Terzo elemento fondamentale. Il rapporto con i fatti ciò che manca alla nostra scuola se non in termini retorici e siccome retorici enfatici i fatti entravano letteralmente dentro la scuola di barbiana e suscitavano immediatamente in don milani e nei suoi discepoli riflessioni emozioni passioni come dire che la vita trasformava la cultura, la indirizzava anche e viceversa. Ecco, in questa contaminazione c'è proprio forse il segreto più affascinante e secondo me anche attualissimo della scuola di Don Milani, della scuola di Barbiano. E infine quarto principio o quarto comandamento, possiamo chiamarli anche comandamenti. Solidarietà e impegno per gli altri. La coralità di questa scuola, vi ho detto in contrapposizione alla scuola individualista, c'è un piccolo pezzetto che lo posso leggere nella lettera della professoressa, dice, cos'è il massimo che può dare della vostra scuola? Cosa fa Pieri? il Pierino dei Pierini? Dice Don Milani, leggo. Studiava per amore allo studio. Leggeva dei bei libri. Si chiudeva in camera ad ascoltare Bach. È il frutto massimo cui può aspirare una scuola come la vostra. A me invece mi hanno insegnato che questa è la più brutta tentazione. Il sapere serve solo per darlo. Dicesi maestro... Chi non ha nessun interesse quando è solo. E la vita barbiana, però, nel frattempo, gli viene diagnosticato un linfoma di Hawkins, che si porterà dietro per quasi dieci anni, quindi per gran parte del suo soggiorno a Barbiana, e che diventa virulento negli ultimi quattro anni, quando il patire di Don Milani diventa visibile insegna ancora ma ormai a insegnare sono anche i ragazzi più grandi che insegnano i più piccoli in una solidarietà attiva quando un bel giorno siamo nel 1965 la malattia di don Milani ormai è molto avanzata a febbraio sale a barbiana un amico di Don Milani, uno strano amico, questo professor Ammannati. È un massone. All'inizio, da parte di Don Milani c'è stata una certa diffidenza, poi invece l'amicizia è diventata completamente transitiva. Tra i due c'era un'intesa e gli porta. Ammaniti, questo trafiletto della nazione che sapete è il giornale, è il giornale di, di Firenze. E su questo trafiletto c'è una lettera dei cappellani: c'era stata a Firenze una riunione dei cappellani in pensione, cappellani militari ovviamente. In realtà erano solo 20 su 120. Un paio di amici di Don Milani non erano nemmeno stati invitati. Avevano fatto questa alla fine del loro convegno, del loro piccolo congresso, avevano fatto questa comunicazione dove condannavano l'obiezione di coscienza. addirittura consideravano l'obiezione di coscienza un insulto alla patria e ai suoi caduti. E ancora più esagerata, la definivano estranea al comandamento cristiano dell'amore. E la definivano, chiudeva così, espressione di viltà. Poi l'articoletto trafiletto finiva con l'assemblea autotermina con una preghiera di suffragio per tutti i caduti. 11.2 1965. Don Milani e i suoi ragazzi decidono che non si può lasciar perdere, che bisogna rispondere a questa cosa, offensiva della giustizia, offensiva della fede cristiana. E insieme ai suoi ragazzi si mette al lavoro. In una settimana scrivono, sono 1500 sì, 1500 parole di fatto. Scrivono questa, stava in molto, molto, molto piccola, ma stava in un poco più di una paginetta. Scrivono la lettera ai capellani, che è pronta il 23 febbraio. Un solo foglio, scritto molto fitto, che ci crostiranno in 3000 copie, lo inviano ai giornali ovviamente soprattutto ai giornali cattolici, ai sindacati, a tutti gli amici di Barbiana, a tutti i preti di Firenze. Lui lo scrive alla mamma, dice io ci tengo molto che i miei confratelli la leggano, non possono accettare una cosa del genere, spiega in questa lettera alla mamma. il suo solito stile ormai diventato nitido concentrato affrontava i tre temi cruciali patria, cosa significa patria? guerra e ruolo dei cappellani si chiede com'è possibile che, che dei sacerdoti abbiano condannato dei ragazzi di vent'anni non violenti che hanno pagato, che sono in carcere, e dice loro perché li insultate. Leggo un passo brevissimo. A meno di pensare che l'esempio così evangelico di quei giovani pacifisti bruciasse come un rimorso, o quantomeno un'incertezza interiore nell'animo di quei preti. Che anziché dire no agli eserciti e alle guerre, vi si accodavano con la stola e l'aspersorio benedicente. C'è anche un certo sprezzo da parte di Don Milani. Eh? Ma in quella lettera, e questo suona ovviamente di attualità, lui rifiutava la suddivisione del mondo in italiani e stranieri, il concetto di patria. Era cara ai generali e ai cappellani militari, dicendo che non poteva approvare queste divisioni. E anche qui vi leggo quello che ha scritto nella lettera ai cappellani: Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, questo dovremmo affliggerlo oggi sulle mura di tutte le città italiane, allora vi dirò che. Nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri sono i miei stranieri. scrive nella lettera ai cappellani, i quali chiaramente non digeriscono la risposta di Don Milani. Succede anche un fatto che è stato poi la causa del processo, che nessun giornale cita questa lettera, tranne Rinascita, che è un settimanale del Partito Comunista, diretto da questo Paolini, compagno di liceo, tra l'altro di... I capellani denunciano e mandano a processo il direttore di rinascita cioè pavolini e don milani È in questa occasione che don milani scrive la lettera ai giudici il processo inizia a ottobre del 65 Tenti bene, si chiuderà il 5 febbraio 1966. Si è offerto a difendere Don Milani, anche se lui non voleva, l'avvocato Gatti, che è tra i più famosi dei, dei fori italiani. E il processo termina con, ovviamente con una soluzione sia di Don Milani sia del giornalista, perché il fatto non sussiste. La procura ricorre in appello e ci sarà un processo di secondo grado che si chiude dopo la morte di don Milani il 28 ottobre 1967 con una condanna, processo di appello a sei mesi per don Milani, sei mesi e mezzo per pavolini direttore di rinascita ma la condanna non può essere eseguita perché don Milani è morto nel frattempo il 26 di giugno del 1967. Facciamo una pausa? Ditemi voi, eh? E, 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 fatemi sentire. Andiamo avanti o facciamo una pausa? Eh? No. Minuti. Dai, va bene, sì, che ho bisogno. Minuti, ho bisogno di, di, di tirare il fiato. Va bene. Pensi, pensi di finire tutto questa sera? Eh, ormai sì. Eh. Perché? No, non... è una roba C è siete bella. Esausti, siete esausti. No, 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 ma è così bella che io gli dedicherei. Al prosieguo un altro incontro. Sì, no? ma, ma guarda, possiamo anche tornare ancora soprattutto sulla lettera della professoressa e su, e su Don Milani, però almeno il discorso della lettera ai giudici vorrei finirlo, per dare unità, come vuole Don Milani, al nostro dire di questa sera. Ti ringrazio del bella. E così? Soprattutto spero abbiate colto Appassionata, va? Questo forse ci tengo di più. Eh, facciamo una piccola pausa. Thank you. Eccomi qua. Dai, vi presento la lettera, la lettera ai giudici. Semmai un'altra sera la leggeremo con attenzione, ma almeno ve la presento. E vedo di chiudervi il discorso su Don Milani. La lettura la faremo in una prossima occasione. Diciamo che la redazione di questa lettera molto più laboriosa che la lettera ai capellani che era nata proprio di getto eh, era nata dallo scandalo di quelle parole e qui ci vogliono due mesi a ah, don Lorenzo e ai suoi ragazzi per scrivere questa lettera c'erano tre fasi della scrittura che sono poi quelle che sono anche in lettera a una professoressa no? la prima è quella che possiamo chiamare la semina cioè, dato il tema, l'idea, ognuno dei ragazzi scriveva quello che pensava, veniva messo su un foglio, veniva poi con uno spillo incollato agli altri fogli e così via. La seconda era quella della scrittura, cioè questi foglietti che avevano compilato venivano raccolti tutti su questo grande tavolo, sempre non pulitissimo, suddivisi secondo la scaletta che avevano predisposto all'inizio. E venivano fatte le correzioni, venivano soprattutto tolte le parole. Era il senso dell'ultima fase dove si svolgeva il lavoro di cancellazione delle ripetizioni, delle parole incongrue, di quelle esagerate, eh, dove si cercavano i vocaboli più, più semplici, più immediati, più diretti. Era l'arte del levare la scrittura di Don Milani, nel senso letterale della parola. Eh? E Don Milani la sintetizza così, eh, in lettera a una professoressa: Dice: Aver qualcosa di importante da dire che sia utile a tutti o a molti, sapere a chi si scrive, raccogliere tutto quello che serve, trovare una logica su cui ordinarlo eliminare ogni parola che non serve, non porsi limiti di tempo. Diciamo subito che i grandi temi della lettera sono ovviamente l'obbedienza, bisogna obbedire innanzitutto alla propria coscienza, la guerra, il primato della coscienza, appunto, la concezione della scuola. Sono, eh, vi ho detto che in qualche modo, obbedienza è il titolo di un libro di Don Milani. La guerra è la lettera ai capellani. Il primato della coscienza sono tutte le lettere di Don Milani. La concezione della scuola è la lettera alla professoressa. Vi ho detto che la lettera ai giudici, che ovviamente non posso nemmeno... Pensavo di leggervene dei passi, ma andremo troppo lontano. Eh, è la summa del pensiero di Don Milani, quindi dovremmo leggerla con molta attenzione. Devo leggervi la sua definizione di scuola. La scuola è diversa dall'aula del tribunale, dice ai giudici. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola, invece, siede fra il passato e il futuro. E dopo averli presenti entrambi, renderli, vi ho detto io, presenti entrambi, è l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio, da un lato formare in loro il senso della legalità, e in questo somiglia alla vostra funzione, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico, e in questo si differenzia dalla vostra funzione. La scuola che esce da questa lettera, dalla lettera ai giudici, è una specie di, come posso chiamarla, di zona franca, in cui bisogna formare i ragazzi sia alla legalità, il passato, no? sei, siede tra passato e futuro, ma anche al superamento di tutte le leggi scorrette, sbagliate, imperfette. Cosa stai dicendo? anche se è riferito alla sfera che a noi può sembrare giuridica, politica, che la scuola è profezia. Guai, la scuola, la scuola non è profetica, non esiste. Permettetemi questa affermazione così radicale che a qualcuno di voi sembrerà eh, defini, eh, defini, così definitiva. La scuola deve essere un luogo profetico nella scuola dobbiamo anticipare il futuro anche la sua utopia ma guai a una scuola che diserta l'utopia guai a una scuola dove non si sogna è bel è spreco Scuola, intanto è il luogo dove ci si conosce, dove ci si mette in relazione, ma posso usare anche il sinonimo per me di relazione, dove ci si mette in comunione e insieme leggere i segni dei tempi. Dove il Maestro sa indovinare negli occhi dei ragazzi la loro bellezza e sa anche leggere nei loro occhi il loro domani, che adesso vediamo confusamente, come dice San Paolo, come in uno specchio. Devo dirvi che era piuttosto facile intuire, scrivere questa lettera. Perché in quei giorni Paolo VI è all'ONU. E all'ONU alza il suo grido Paolo VI. Jamelaguer, Jamelaguer, griderà ai rappresentanti del mondo. Mai. Che qui l'attualità non la sto a sottolineare, ci cioè arrivate. Lo gridava, perché lo ha gridato quel la guerra certo, con la sua voce esile. Poteva sembrare più un'invocazione che un grido. Il contesto era questo, quel 4 ottobre del 65. Paolo VI dice: basta ricordare che il sangue di milioni di uomini e innumerevole e inaudite sofferenze, inutili stragi e formidabili rovine sanciscono il patto che vi unisce. Con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo, jamais la Jamelaguerre, la, la pace, la pace deve guidare le sorti del popolo e dell'intera umanità. E chi ha sentito questo discorso ha sentito anche il pathos. La sofferenza. Nella sofferenza spirituale, lasciatemelo dire, non è stato un Papa popolare, no? Per domani vita lo si ricorda, ma è stato il Papa della sofferenza. Tutto il papato di Paolo VI. Rimandando, beh, a questo punto avremmo dovuto leggere, ma veramente finiamo per fare troppo tardi. La, insieme almeno i passi più importanti della eh, lettera ai giudici, li leggeremo in un'altra occasione, magari alla fine di un percorso sull'educare. Cosa possiamo dire oggi di Don Milani? Un personaggio, lo ha detto un poeta, Mario Luzzi, un poeta toscano, che ha vissuto sempre, ha usato lui questa espressione molto bella, nel fuoco della controversia. Così lui ha immaginato la vita di Don Milani. Che ancora oggi, pensateci, questo suo pensiero, questo suo schierarsi coi poveri. Ancora oggi continua a essere provocazione, a creare fratture, crepe, soprattutto sui muri morti delle chiese. Non possiamo non avvicinare Don Milani a personaggi, sicuramente forse storicamente più importanti, più decisivi di lui, penso a Gandhi. Luther King, Malcolm X, perché come loro lui ha avuto un sogno. Come loro ha disubbidito oggi per non obbedire mai più, come noi dovremmo fare a quelli che mi piace chiamare i catechismi della società mercantile, industriale, consumistica. Don Milani diceva "Non si mangia il pane bianco nelle strade dei poveri". Della sua parola e del peso che lui ha dato alla parola abbiamo bisogno perché sono troppe le zone che non siamo riusciti a conquistare. Pochi tumulti, le turbolenze, le guerre, il sangue. che sconciano il nostro perbenismo. Di lui abbiamo bisogno, perché questa scuola rispetto a quella che lui è vissuto, certo è più tecnologica, inglese, informatica, ma non ha la passione della conoscenza proprio nell'uomo del futuro affinati scrive una sapienza, quella di Don Milani è una sapienza del fare scuola qui e ora cogliendo nella passione pedagogica del maestro l'essenza più autentica del cristianesimo inteso anche come racconto di sguardi che incrociandosi si prendono cura l'uno dell'altro mi fai vedere saltiamo due filmati che loro possono vedere per conto loro che sono estratti dal bel film televisivo dei fratelli Frazzi che sono due registi uno dei due adesso è deceduto eh, due registi che si sono occupati molto del mondo infantile salta questo filmato ecco fermati qua È un riscatto nel 2017, 50 anni dalla morte di Don Milani, a Barbiana va Papa Francesco e Papa Francesco chiude con queste parole la sua visita: la sua inquietudine, però, non era frutto di ribellione, ma di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo gregge per il quale soffriva e combatteva per donargli la dignità che talvolta veniva negata. La sua era un'inquietudine spirituale alimentata dall'amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che sognava sempre più come un ospedale da campo per soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati, gli scartati, Papa Francesco. Negli ultimi mesi Don Milani ha come un'intuizione che è stato costretto a occuparsi della realtà di una società malata, di una società che marginava gli ultimi. È un'immagine che c'è nel giornale dell'anima di Papa Giovanni, che con Don Milani ha avuto un rapporto di protezione. Ma non ha mai preso una posizione ufficiale come ha fatto Papa Francesco. Voi mi direte che a posteriori è anche più facile. La stessa cosa fece Paolo VI per la verità: mandava magari finanziamenti, un assegno importante a Don Milani, ma non c'era un pronunciamento ufficiale. Sempre perché la Chiesa è sempre questa eh, ricerca di un equilibrio, eh, di non scontentare, no? C'è questo. Questa omeostasi che però impedisce anche un, un divenire profetico, una dimensione profetica. Don Milani aveva capito che nella sua pedagogia mancava un capitolo importante. La pedagogia della morte, l'educazione alla morte. Così dice un suo ragazzo, ci diceva, sta parlando delle, delle ultime settimane, sul letto di morte che bisognava per tempo imparare a morire. Chi non si abbandona alla morte vuol dire che prima non si è abbandonato alla vita, alle passioni e all'amore. E una delle sue ultime parole che definisce questa sua capacità di ironia dice, ragazzi, in questa stanza sta accadendo un grande miracolo, un cammello. È passato, sta passando per la cruna di un ago. Chiudo qua.